Ciao ragazzi, ben ritrovati. Sono venuto a passare un paio di giorni sui Monti Ernici, al confine tra Lazio e Abruzzo. Siamo nel territorio del Parco dei Monti Simbruini. Siamo nel pieno dell'autunno e questa è la situazione al momento. Nuvole basse, freddo, umidità, tutto quello che serve. Ho lasciato la macchina al Passo Serra Sant'Antonio e sto percorrendo questa sterrata che conduce al fontanile della Moscosa, da dove parte il sentiero per Monteviglio. Eh sì, perché ho intenzione di arrampicarmi fin sulla cima e passare la notte lì. Sono poco più di 2000 metri. Arrivando da valle ho intravisto un po' di neve sui versanti, però non sono riuscito a valutare quanta ce ne sia, perché le cime ancora sono coperte dalle nuvole. Spero non ce ne sia troppa, perché non sono attrezzato per la neve. Al fontanile, come avete potuto notare, qui l'atmosfera è surreale, sembra di essere in un'altra dimensione. Alle mie spalle c'è il 696A, che è il sentiero che mi porterà fino sulla vetta. Adesso ripongo la Sony e passo alla GoPro. Mi raccomando ragazzi, lasciate subito un like a questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Sto girando in 4K, quindi andate in basso a destra dove c'è la rotellina dell'ingranaggio, cliccate e selezionate 2160p, ovvero 4K, per godere ancora di più di queste bellissime immagini. Già vedo la neve, porca miseria. Sto salendo verso il belvedere di Montepiano, qui il sentiero si fa parecchio ripido. Sto salendo sempre di più, ma le nuvole non accennano a diradarsi, anzi le raffiche di vento me le stanno praticamente sbattendo addosso. E in tutto questo sono arrivato alla neve, non so se si vede, adesso ci avviciniamo. Cambiato versante e sono completamente esposto al vento e non posso farci niente, perché il sentiero va su dritto per dritto. Quando è così ragazzi ci si arma di pazienza, non si guarda in su, anche perché in questo caso non si vede niente, e ci si concentra solo nel mettere un piede davanti all'altro. A quanto pare dovrò farmi praticamente i due terzi del percorso in mezzo alla neve, situazione a cui non ero assolutamente preparato. Non si vede nulla al momento e tira un vento atroce che mi sta letteralmente smitragliando. Tutto ciò vi confesso che sta avendo un impatto abbastanza importante sul mio umore. È veramente difficile a questo punto mantenere alta la motivazione, anche perché non sono ancora nemmeno al belvedere di Montepiano. Mi sta prendendo a calci nel culo.
una cosa grigia e indistinta. Non si distingue il cielo dalla terra. È diventata una progressione su un nevaio. Non trovo le parole per farvi capire l'impatto devastante che sta avendo sul mio umore il fatto di non riuscire a vedere nulla. Al momento non ho idea di dove mi trovo, cioè, so che sono sul sentiero perché sto seguendo i segnali, ma non so quanto manca per vedere il monte. Di essere rimasto l'unico essere umano sulla faccia della terra. Sono qui che smadonno da mezz'ora, mi sono accorto adesso che sono arrivato al vedere di Montepiano. Per un attimo la nebbia si è diradata e ho visto la Madonnina a una cinquantina di metri in quella direzione. Forse me la sono sognata. Vediamo se riesco ad arrivarci. Mi correggo, non è una Madonnina, è San Giovanni Battista. Qua sotto c'è un baratro di centinaia di metri. Ho gettato la spugna, ragazzi, ho rinunciato a raggiungere la cima e sono tornato sui miei passi, sono sceso a valle. Oltre il belvedere le condizioni erano proibitive, c'era mezzo metro di neve, visibilità assente e un vento terribile. Sarebbe stato veramente da sciocchi continuare con quelle condizioni lì e senza l'attrezzatura adeguata. Ora mi sono fermato un attimo per calmarmi, per riprendere fiato e per riordinare le idee. Ho deciso di abbandonare completamente la missione e di tornare alla macchina. Il tempo sta peggiorando, nonostante le previsioni annuncino tuttora il contrario, ma vabbè, si sa, la montagna è così, decide lei. Me ne torno perché sono fradicio e stanco. Qui intorno non c'è niente per accendere un fuoco e in queste condizioni non sono sicuro di poter passare la nottata in sicurezza. Sono abbastanza deluso, ve lo confesso. Ho il morale sotto le scarpe, ma in certe situazioni bisogna prendere atto che la montagna vince sempre e le persone intelligenti capiscono quando è il momento di fare dietro fronte. Spero che nonostante tutto il video vi sia piaciuto, ragazzi, e sicuramente lo caricherò perché secondo me queste sono esperienze molto formative, molto di più che raggiungere la cima. Non mi do per vinto, sicuramente ritenterò, ho in preparazione tante altre uscite, tante altre avventure. Per questo vi chiedo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo che
vi arriva una notifica ogni qualvolta esce un nuovo video. Per questa volta, ma solo per questa volta è tutto, ragazzi. Grazie, state bene e ci vediamo ad un prossimo video.